Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi do il benvenuto qui al canale. Siamo qui su Car Mechanic Simulator. Come potete vedere, ragazzi, riprendiamo dal gameplay precedente in cui avevo preso due auto per sistemarle, però di quest'ultima non mi dice dei pezzi. Che problematiche hanno, per cui ho deciso e pensato di poterla portare qui al circuito per capire un attimo se mi dicono qualcosa oppure no, però non lo so se questo mi farà dare, diciamo, mi farà trovare delle soluzioni. Non lo so, ci provo. Come sempre, prima di lasciarvi al gameplay, io vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni in su, dei milioni like, commentate, condividete, giù in descrizione tra tutti i link per seguirmi e supportarmi e vi ringrazio. Torno nell'officina. Adesso c'erano dei componenti che non mi diceva. Problemi ai freni, vedete, non mi dà nessun tipo di riscontro. Vabbè, facciamo questa prima. Se vi ricordate, dal gameplay precedente ho sbloccato il ponte, come potete vedere. Allora, estremità della barra antirollio posteriore, problemi ai freni. Vabbè, credo che i problemi ai freni li risolveremo solo togliendo le ruote intanto. Però, da quello che posso vedere, qua non c'è nulla. Non è che per caso. No, la pompa non mi sembra. Eccolo qua. L'incriminato c'è disco dei freni. Allora, qui c'è un disco dei freni 54%. Allora, questo è da aggiungere e lo togliamo. E ci siamo. Allora, lo rimontiamo. Difatti è scarsetto. Ottimo. E qua ci siamo. Allora, proviamo ad andare dietro. Esatto, anche questo è un bel problemone. Qua ci sono anche le i freni e questo. Va bene. Allora, tablet, cancella ricerca, pastiglie, acquista, disc, acquista, cancella, rimontiamo i componenti nuovi. Ottimo. Passiamo all'altro. Esatto, strano che però con l'analisi dei pezzi non, la situazione non sia uscita allo scoperto. Ottimo, e qua ci siamo. E i freni sono a posto, le sospensioni sono allentate, estremità della antirollio posteriore. Allora, la braccia, eccolo qua, ti ho già visto. Ok, tablet. Chiudi, rimonta. A parte che lì c'era un pezzo, vabbè. Ci siamo? Sì, a posto. Eh sì, banane. Vuole anche le gomme. Ok, questo è l'ultimo e ci siamo. E anche questo ordine è stato eseguito con tranquillità. A posto. Posso dargliela così? Sì. Ok, e quello è a posto. Questa la alziamo perché, come sempre,
condividiamo una lista, un check-in. Idrocarburante, filtro aria, filtro olio, cambia l'olio, disco. Ci sono un paio di cosette che posso fare da qui. Allora, filtro del carburante. Ok, cominciamo già a montare e a smontare. Ottimo, poi modulo ABS. Quello nuovo, ottimo. Poi che altro? Qua c'è un filtro da togliere. Mazzanga ste clip. Che problemi? Ok. No. Ho esagerato. Chiedo come mai delle clip possono essere al 56%. Poi che altro? Là l'abbiamo fatto, c'è questo da fare. Com'era la storia? Filtro olio, vabbè, non è un problema. Questo non è un problema. Disco e pastiglie, vabbè, saranno queste le pastiglie. Ma anche no. Certo che se mi segno forse. Queste pastiglie qua quanto sono? Al 51. E lui le vuole al 43. Ah, non sono queste. Sì, sono questi due, sì. Pastiglie sono questi e il pinco pallino è quello lì. Pastiglie dei freni. Non ho niente qua di buono, vero? No. Filtro olio, vabbè. Qua siamo a posto, ok. Mi resta solo la parte sotto. Allora il filtro. Filtro, ESC, monta. Ma questo non potrebbe andare bene, questo qua. Tanto li voleva al 43%. E ora? Posto. Meglio così. In teoria dovrebbe darmelo. Filtro olio, sì. Non sembra che lo comprassi. Comunque, vabbè. Allora, l'olio. Buttaci dentro l'olio nuovo. Basta. Vediamo un attimo. Perfetto. E concludi ordine. E abbiamo seccato gli ordini, ragazzi. Molto bene. Mi piace questa cosa, mi piace. Qua al centralino che dicono? Ah, c'è una macchinetta. Due macchinette. Vabbè, questo e questo, sarebbe questo, però volevo fare una cosa. Allora, nel frattempo, allora, ragazzi, nel frattempo, non so se avete notato, ma sono salito al livello 6. E ho sbloccato l'autosalone, che adesso andiamo a farci un giretto. E poi andiamo dallo sfascia carrozze. Queste sì che sono macchinoni. Modalità panoramica, stato vettura, è tutto nuovo, prezzo di acquisto 80.000, 80. Commissione di acquisto, riduzione, azzarola, ma scusi, se io le compro cosa dovrei farci, migliorarle? Questa costa 92, vabbè. Va bene, oh. Sì. Aspetta. Torna nell'officina, va là, per carità.
Allora, dopo aver esplorato le autostradali, andiamo allo sfasciacarrozze. Adesso io non so qua come funziona, se prendo un'auto, se lui ha delle auto da vendermi e io poi le sistemo e le rivendo. Ma. Eccoci qua, eccoci qua. Mi sa che qua non vedo nessuno. E questa? Ah. Acquista auto, modalità di controllo, inventario. Acquista auto, ma se l'acquisto, no, 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 piano. Voglio decidere, non è che posso. Rottami. Boh, non ho ben capito. Cerca. Però non ho ben capito se sono in acquisto, se devo pagarli. Boh, non ho capito sti rottami, se qualcuno lo sa me lo scrive giù nei commenti, ma. Boh. Ma un'auto qua non c'è. Rottami. Ma secondo me. Sti rottami dovrei essere in grado di sistemarli, per quello me li fa prendere. Boh, ma non c'è un'auto, è tutto praticamente sfasciato. Beh, naturalmente siamo nello sfasciacarrozze, ma finestrino. Ma un'auto, non c'è un'auto. Pompa da servosterzo. E questa? Ah, ok. Panale anteriore. Ammortizzatore, mamma. Ma che è tutta sta roba qua? Prezzo di 13.000? No, no, no. Ma che stiamo scherzando? Va bene, dai. Se qualcuno sa qualcosa su sta modalità qua, c'erano due cosette. Questa invece, se beh, 4.900. Questa sarebbe già una macchina, una prima acquisto. Se qualcuno sa qualcosa di come fare sti rottami, cacchio devo farci, me lo dica. Io come sempre ragazzi mi fermo qui per il momento, vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni in su dei milioni like, commentate, condividete e giù in descrizione ho tutti i link per seguirmi e supportarmi e vi ringrazio. Vi do appuntamento al prossimo gameplay, ciao a tutti e grazie e alla prossima, ciao ciao.